Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sto qua nell'orto. Sapete che è una mia grandissima passione. Mi piace coltivare le cose, mi piace farle venire in casa, però non sono particolarmente esperta. Allora, con l'occasione ho chiesto a Pietro di Orto da Coltivare, che invece è un grande esperto di coltivazione, di agricoltura, di venirmi a dare qualche consiglio. E oggi parliamo di zucchine. Ciao Benedetta! Eccolo Pietro, grazie mille di che avermi piacere. Invitato, è un grande onore essere qui con te, mi fa tanto piacere. Ma io ti ho chiamato perché mi servi, perché le mie zucchine stanno chiamando aiuto. Perché benissimo. Io non sono, lo faccio, ma non sono particolarmente esperta. Tra l'altro mi dicevi però che le origini... Sì, vabbè, i miei sono contadini, sono cresciuta in campagna, però... Diciamo, ho altro da fare e certo. Quindi tante volte la mia mancanza di tempo non mi permette di dare il meglio anche nell'orto, quindi ti ho chiamato in soccorso. Benissimo, allora vediamo tre consigli, come abbiamo detto nel titolo, per gestire le nostre zucchine, magari anche sul balcone, non solo nell'orto. Ma certo, perché tutti possono coltivare le zucchine anche nel balcone, sul balcone, vero Pietro? Assolutamente, basta avere un vaso delle dimensioni adeguate, profondo sui 40 cm e sufficientemente largo. E quante piante di zucchine secondo te servono per una famiglia di 4 persone, per avere le zucchine nell'estate, durante l'estate? Già con 3-4 piante andiamo in fornitura completa per tutta l'estate. Perfetto, eccole le mie zucchine. Andiamo a vedere il cassone delle zucchine. Le mie zucchine. Allora, forse ne ho messe un po' troppo in poco spazio, secondo te? Sono state messe all'incirca a una quarantina di centimetri. In realtà vorrebbero quasi addirittura un metro. Magari quella centrale si poteva non mettere qui, ma metterla al lato. Perché mettendole al lato succede che le foglie si espandono in fuori e l'apparato radicale invece si sviluppa dentro il cassone. Quindi Benedetta, partiamo dal primo consiglio di tre. Il primo consiglio è quello di togliere le prime zucchine, che uno di per sé gli dispiace perché dice come, sta crescendo, cioè le prime zucchine vanno tolte, eppure è meglio farlo. Quindi quando all'inizio che la pianta inizia a vegetare e a crescere? Esatto, proprio all'inizio perché la pianta è ancora piccola. Ok, quindi che succede? Lei vorrebbe strafare perché ne fa partire 10 ma non ce la fa a portarle avanti tutte perché ci sono poche foglie, non fanno abbastanza fotosintesi, cioè non produce abbastanza sostanze da farle crescere tutte. Quindi gliene lasciamo un paio e le altre vengono tolte. Allora Benedetta, facciamo vedere come fare a questo punto. Qui abbiamo delle belle zucchine della misura giusta per essere tolte all'inizio. Quindi togliamo questa qui piccolina, io toglierei. Perfetto. E toglierei anche questa. Perfetto, va benissimo. Come la togliamo lei? Giro, io di solito faccio così. Bravissima, lo sapevi già. Però se non si riesce, anche con un coltello, no? Esattamente. Certo, è peccato, no? Quando uno le toglie perché ti sembra e invece serve. Ma certo che serve, lo sai che si possono mangiare, vero Benedetta? Queste piccole così? Bah, crude sono una meraviglia! No, questo non lo sapevo. E come le fai, scusa? Le fai grattugiate col limone. Ah, vabbè, una non basta, ma ci proviamo. Ma se hai tante piante, viene buono. Grazie del suggerimento. Posso fare una domanda? Come no? Spesso fanno a me le persone che mi seguono e vedono che sono nell'orto. Perché... se vedo le piante di zucchine piene di fiori, poi dopo però il frutto spesso non c'è. Cioè ci sono solamente i fiori, ma non si sviluppano le zucchine. E qui passiamo al secondo consiglio, che riguarda questo. La zucchina devi sapere che ha fiore maschio e fiore femmina. E se il fiore maschio non feconda con il polline e il fiore femmina, niente zucchine. Quindi dobbiamo prima di tutto conoscerli e sapere come comportarci. Andiamo a vederli? Sì, fammi capire perché io questa differenza non la conosco. Perfetto. Eccolo qua, questo che stai indicando, Benedetta, è il fiore maschio. Lo riconosciamo perché ha un picciolo con una forma bella allungata, in quel modo. Quindi non ha la zucchina sotto. Mentre il fiore femmina ha la zucchina sotto, che è l'ovario del fiore, che si è ingrossato formando la zucchina. Quindi non dobbiamo raccogliere i fiori maschi, sbaglio, ho capito bene? O meglio, sono proprio quelli da raccogliere, ma l'importante è lasciarne qualcuno, altrimenti... Ok. Quindi non ci buttiamo a fare fiori di zucca fritti all'infinito, insomma, teniamone un pochettino qua. Esattamente, se no niente zucchine. E naturalmente per favorire l'impollinazione servono le api, sbaglio? E se non sbaglio hai qualcosa di interessante da farmi vedere. Sì, io ho la mia lavanda che mi aiuta. Vediamo a vedere, vai. Ed eccoci qua alla lavanda, Benedetta. C'è una miriade di insetti. Profuma questa, li attira. Esattamente, esattamente. E ne abbiamo bisogno nell'orto.
perché se noi creiamo un ambiente, un ecosistema vario, quindi con tanta biodiversità, attiriamo gli impollinatori che per l'appunto ci feconda le zucchine. E non solo le zucchine. E non solo, esatto, anche la frutta, ho visto che hai tanti alberi da frutta, questo è perfetto in questo ambiente. Un piccolo consiglio per chi le zucchine o gli ortaggi li coltiva nel terrazzo: a maggior ragione è importante avere un vasetto con la lavanda o con altri fiori che attirano gli impollinatori, perché tu qua sei in mezzo alla campagna, quindi ne abbiamo facile. Comunque, ma sul balcone, sul terrazzo, in città ne abbiamo bisogno, dobbiamo portarceli a casa, per cui questo secondo me è un consiglio che potrebbe acchiappare. Terzo consiglio, ce lo dai sull'acqua? Esattamente, terzo consiglio è sull'irrigazione della zucchina, perché la zucchina con l'acqua, giustamente, essendo una pianta tropicale, ha un rapporto importante, vuole essere innaffiata. Dimmi se faccio bene, io le irrigo la mattina presto oppure la sera tardi? Fai benissimo, perché se innaffiamo a metà giornata, l'acqua evapora molto più velocemente, perché giustamente il sole ci batte e la fa evaporare. Poi c'è anche uno shock termico, l'acqua è fredda, il terreno è molto caldo, può danneggiare anche questo? Proprio così, è come quando noi beviamo un bicchierone d'acqua fredda e siamo accaldati, ci prende un coccolone, ok? E la pianta lo stesso, perché la radice sotto, se viene a contatto con l'acqua, per esempio a 15 gradi, e il terreno è a 25-30, effettivamente è uno shock. Ma poi come faccio però a capire se l'acqua è troppa o è troppo poca? Qui c'è un sistema fantastico, Benedetta, che è il ditometro. Ah, ok. Ovvero con il dito io vado a sentire il suolo, e il suolo deve essere umido, quindi non deve essere bagnato e non deve essere secco. Quindi il dito non deve rimanere bagnato e non deve neanche trovare la polvere. Questo è un parametro empirico, che è una prova che però tutti possiamo fare a casa, perché il ditino... Ti dico questa, che io lo faccio sempre nei vasi dentro casa. Cioè, prima di dare l'acqua sento se il terreno è bagnato con le orchidee piuttosto che con le piante in vaso, uso questa tecnica qua, quindi vale anche per l'orto. Assolutamente sì. Ecco, nell'orto non l'avevo fatto mai. Perfetto. Si vede, infatti. Detto questo, andiamo a capire cosa succede quando l'acqua è troppo o troppo poca. Quando è troppo poca, facile, la pianta si secca, ok? Ma quando è troppa, andiamo incontro al nemico numero uno di tutte le piante. Piante da orto e da frutta, che è il ristagno idrico, cioè l'acqua che ristagna o sul fondo del vaso, oppure se abbiamo l'orto fuori che magari ristagna perché non riesce ad andare via in qualche modo. E questo provoca parecchi danni, perché fa marcire i frutti e spesso fa addirittura marcire anche le foglie. È anche importante, Benedetta, il come diamo l'acqua, perché se la diamo a pioggia da sopra, in alcune piante come la zucchina per esempio, andiamo a creare dei danni, perché le foglie sempre umide richiamano le muffe. Per la zucchina in particolar modo il nemico numero uno è l'oidio, che sarebbe il mal bianco, quello stesso che colpisce le rose. Bravissima, le rose, la vite, è una brutta bestiolina l'oidio in effetti, eh? E qui su una foglia l'abbiamo anche trovato, abbiamo l'occasione di farlo vedere. Questo però perché è piovuto tanto. Posso dire? Sicuramente. Il giorno scorso è piovuto e quindi io sto attento a dare l'acqua. Bravissima, no me l'immaginavo, eh. Quest'anno è un anno tremendo per le muffe, quindi per un osporo video ce l'abbiamo dappertutto. Però possiamo farlo vedere a scopo didattico. Certo. In questa foglia che hai trovato si vede benissimo perché si chiama mal bianco. Crea una patina bianca sulla foglia e quando vediamo le prime foglie messe così conviene allarmarci un pochino. E per esempio una foglia così possiamo toglierla in modo che non si diffonda. Non sarebbe proprio l'orario, ma vogliamo mostrarvi lo stesso come è meglio irrigare. Il trucchetto è tenere l'imboccatura, l'uscita dell'acqua, vicino al suolo. Grazie Pietro, scherzi, mi sento più tranquilla. Sono veramente contento, questo era l'obiettivo, speriamo di essere stati utili anche a chi ci segue. E direi che con una superficie così, anche una famiglia di 4 persone, anche in un terrazzo magari suddivisa in 2 vasi, è già sufficiente, quindi è fattibile per tutti. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Ringraziamo Pietro di Orto da Coltivare. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al suo canale, vi metto il link. Se avete domande, suggerimenti oppure curiosità sull'orto e sull'agricoltura, scrivetele sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao a tutti!